Luis, allora, che dire dopo questa sconfitta? Partita importante, però ecco, non siete stati voi stessi. Come mai? Poca cosa. Difficile spiegare perché la partita aveva dato l'opportunità di stare in vantaggio e poi nel secondo tempo non abbiamo stato capaci di gestire la partita. Ecco, secondo te c'è un problema fisico perché magari c'è qualche uomo che non è al meglio oppure problema di testa? Ecco, come ti sei spiegato questo rendimento? Che poi con la partita col Torino la squadra comunque nel secondo tempo era uscita fuori. Sì, era una partita similare da gestire il secondo tempo, soprattutto da gestire meglio la palla e da approfittare dell'opportunità del contropiede così. E non l'abbiamo fatto. È un peccato perché erano tre punti molto importanti. Ci vede ancora la corsa verso la Champions League oppure si fa difficile in questo momento? Che è difficile, è chiaro, sì, non diciamo che è difficile, siamo subito. Però non possiamo mollare perché sennò saranno tre mesi che è meglio non giocare, no? Dobbiamo mettere la testa lì e fare squadra e giocare e fare soprattutto una fine del campionato straordinaria. Qual è la cosa che secondo me è diversa rispetto alla scorsa stagione? Io vedo un po' meno di entusiasmo della squadra, meno veemenza magari in alcune situazioni. Non lo so, è un po' strano perché abbiamo perso tanti punti quando eravamo in vantaggio e dovevamo soprattutto imparare a chiudere la partita lo più presto possibile e quest'anno non siamo capaci. Ecco, adesso Milan e Bayern Monaco, avete l'occasione per riscattarvi, ma soprattutto ecco, per dare una soddisfazione ai tifosi che, come ben sai, in questo momento non sono contenti. Bueno, mettiamo la testa al Milan e se vince quella partita poi vediamo che succede. Ecco, al di là di tutto, voi ci credete anche nella qualificazione in Champions League? Bayern Monaco è una corazzata. Pensi che potete fare la vostra figura, ma soprattutto portare a casa la qualificazione? Che si vai a giocare senza credere, è meglio non andare. Te ora non perdi energia, è meglio stare a casa. Tutti pensavano che la Lazio a casa era un 0-5 per Bayern Monaco e alla fine è stato 1-0. Dobbiamo avere fiducia in noi, non sentire alla gente negativa di fuori, quella che ti vuole male e continuare. Grazie. Grazie.